Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E che jingle sia. Ora che anche voi avete i timpani rotti, siamo svegli da poco. Che brutto alzarsi la mattina. Stiamo andando a Bologna. È il nostro primo video fuori dal giardino. C'ho l'ansia. C'hai l'ansia. Siamo uscite dal giardino. Io invece ho l'ansia che non si veda una mazza, perché non siamo capaci a fare queste cose. E stiamo andando a Bologna, dove abita una mia amica che conoscerete dopo e che non sappiamo esattamente cosa ci porterà a vedere. Ha organizzato tutto lei, itinerari e robe del genere, però io ho molta fiducia. Direi che le doti organizzative le ha. Meglio delle nostre, sicuro. Vabbè, non è che ci voglia molto. Io ho dimenticato i documenti. Quindi sperate che la Jessica non stia male, che quindi possa guidare tutto il viaggio, perché sennò dovete venire a recuperarci. Possiamo mettere una exit poll nei commenti. Ce la faranno ad arrivare a casa? Esatto. Ovviamente rispondiamo prima di finire il video. Noi abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma per voi in teoria siamo arrivate ora. Sono lieta di annunciarvi che siamo quasi arrivati a destinazione. È stato veramente un viaggio scorrevole, sì, secondo me. Quindi adesso raggiungiamo Chiara e soprattutto le consegniamo, vi facciamo uno spoiler, il suo cartellino da guida, perché oggi sarà la nostra guida. Noi adesso siamo giù qua, parcheggiati davanti tipo ti mando sbarra. Una foto. Ti manda pure la foto. Sia della strada e... senza uscita. Quindi quando ci sei tranquilla. Che vieni. Del passo con. E... volevo just capire la temperatura esterna. Fa caldo. Li odio tutti. E la cosa bella è che fa caldo, io ho appena messo il foulard. Jessica ha questo feticismo per i foulard. Sì, ne ho tantissimi. Ma parla di quello che hai perso. Avevo un foulard bellissimo, che era proprio bello, e me l'hanno rubato a Disneyland. No, di che l'hai perso, perché te lo perché tu me l'avrai fatto piantare da qualche parte. Sempre colpa mia. Perché tu hai dimenticato i pantaloni della tuta quando sei andata in quinta superiore, in terza media. In gita, e mia mamma me lo rinfaccia ancora oggi. Quindi sicuramente è colpa tua. La Chiara potrebbe ricordarsi di quei pantaloni. Le avevo viste subito, eh? Sì, perfettamente. Chiara, ti stiamo per donare una cosa importantissima, che è per te. Un badge. Sì, in realtà non serve molto come badge, ma... Il logical guide. Ah, sarà la vostra guida. Esatto. Partiamo mettendo il navigatore, ok? Ok. Per la devo via... Devo mettere anche un civico? No, no. La via che non ha capito, quindi... No, io ho capito Reno. Reno. Tutto perfetto. È di Reno a Bologna. Ah, perfetto. Ma non c'è Reno a Bologna? Eccola, stavo dicendo, ma perché è una persona famosa e io non lo conosco? No. E perché? Aspetta che tolgo il badge, non lo so. Ok, adesso giri a destra. Ah, è verde tra l'altro. Ah no, ti fa girare di qua, ok, a destra. Bellissimo. È piaciuto come è verde, io ero ferma. No, non mi piace la disposizione e la poca chiarezza delle strade. Fai un annuncio al sindaco di Bologna. Devi prendere le strade come quelle di Milano, perché almeno io le capisco. Per rifare la mappa stradale di Bologna. Cioè, non puoi mettermi queste strade che girano e non capisci se sei contromano o meno. Uffa. Vuoi fare un commento da persona che abita a Bologna? Poi di solito ci sono dei cartelli che ti spiegano se stai per andare contromano o meno. Fa niente, non importa. Beh, io dico che mi perdo ovunque, quindi... Spiega la tua storia dei parcheggi. Non è una storia, è semplicemente voi babbani dei parcheggi, cosa fate? Dovete andare là... Trovate un parcheggio qua, vi parcheggiate perché tanto è là. Io cosa faccio? Prima vado a vedere dove è il posto e poi cerco il parcheggio nei dintorni. Ovviamente tutti i babbani lo cercano là e quindi il parcheggio c'è qua. Sì, ma diciamo che lo trovi in posti impensabili, in momenti impensabili. Cioè tipo ad Arese tu dici vabbè il primo che trovo mi infilo perché è molto pieno,
No, lei trova posto davanti alla porta. Ha trovato un parcheggio, non è a pagamento e la Chiara è un'ora che dice: mettiti lì a pagamento perché non se ne trovano altri. A Bologna, rassegnati perché parcheggi a pagamento. Ta-da! Cosa facciamo oggi? Musica di Super Quark? Sì, grazie, la metterò. Grazie, non è quella. Era molto così. Ok, grazie, va bene. Ah, Bologna è famosa per tante cose, tra cui i tortellini. Poi il ragù. Sì. La pasta fatta in casa. Le rotonde. Sì. Poi di la poca segnaletica stradale. No, questo l'hai resa famosa tu oggi. qualcos'altro di architettonico. La piazza a forma di quadrilatero. Come quasi le torri. Tutte le piazze, le torri. E poi ci sono altre cose un po' meno conosciute che sono chiamate sette segreti di Bologna. Che andremo a cercare. Quindi adesso partiamo con il primo. Però non so se sarà il primo in ordine temporale, cioè il primo che troviamo ci fermiamo. Ok, al primo che troviamo vi facciamo sapere. Secondo me è quello di Nettuno il primo, però vuoi dire una delle tue andiamo perle? Andiamo da Nettuno. Ti vedo già contenta, vedrai che... Mi piace. Siamo vicinissime al primo segreto che, come avevo detto, è quello del Nettuno. Riguarda, indovinate un po', questa statua che ritrae Nettuno. Si che vede quella là in fondo, sì. Non si può zoomare sulla statua. Zoomiamo per capire che cos'è. È una statua di Nettuno. Ok, una statua. Tutto regolare. Credo sia anche una fontana, se non sbaglio, che al momento è spenta. Però questa statua ha una particolarità, ovvero spostiamoci e la vedremo. Dobbiamo raggiungere questa piastrella. È recintata tipo carcerato. No, recintata è appena successo, non me lo aspettavo. Bisogna guardare a una parte particolare del corpo di Nettuno. Sì, il culo. No, okay. Sembra che ci ha pitto abbastanza. Quello è il segreto? Sì, questo è il segreto. E tu mi fai mettere un contenuto. Qui c'è un pisello enorme di Nettuno. No, perché se avanti scoprirete che non ha il pisello enorme. Ah, ok, da dietro sembra il pisello. Questo però vi fa capire che noi non ci siamo anche da qui informati. Da qui ancora di più, se ne va. E invece andando avanti è una mano. No, non è. Esatto, una... è il suo dito. Vi devo spiegare perché. Minchia, la faccia del dito. Cioè, con un dito senti 50 sfumature di grigio. Il motivo per cui è stato fatto in questo modo è che inizialmente aveva proprio un membro abbastanza importante e poi però gli è stato suggerito allo scultore di insomma ridurre un po' la questione perché non era pudico esporre una statua del genere. Quindi lo scultore ha deciso di ridurre quella parte, però ha messo la mano in questo modo, in modo che da dietro sembri ancora dotato. Cioè quindi è una cosa voluta. Come... Sì, ma se nessuno ci aveva il pisello grosso, perché non valorizzarlo? Non hanno voluto. No. Non stava bene. Ok. Lui ha vinto comunque. Sì. No, cos'è? Un duomo? Una basilica? Non è che dovete farmi domande troppo tecniche. Vabbè, comunque sì, credo sia una sorta di... Vabbè, duomo. Quella specie di chiesa che c'è lì è bellina. È che, vedete, è molto diversa, no? le due parti. Mm-hmm. Perché tipo avevano iniziato a costruirla perché volevano fare uno sgarro, non so più se al Papa, non sono tecnica. Okay. E poi non è ancora proprio fonti sicure. Esatto. Vogliono fare uno sgarro a qualcuno, tipo farla più grande di San Pietro, farla più grande di non so che credo ci siano riusciti. No, hanno mollato a metà, perché poi adesso non me la... Perché poi soprivano i vertigini, dovevano andare in altezza. Che non c'era spazio. C'era una questione in ballo con il Vaticano, tipo, sì. E non so più con il vescovo della città o okay, che, e quindi si erano messi in testa che volevano fare sta roba più grande di tutti. Mm-hmm. Poi lo sgarro si è risolto e quindi ha mollato lì la chiesa. Ah, boh, allora hanno detto che c'è una chiesetta, una cappelletta. No, proprio fermato, infatti poi è stata continuata negli anni successivi, cioè lo stile okay. È completamente diverso, ha mollato lì proprio. Un bel pacciugo. Peraltro manco tutta dritta, c'è cioè col piscolino là che viene fuori che mi infastidisce. Quello erano già saliti di un pezzo gli altri. Qui vicino c'è il secondo segreto che probabilmente è un po' affollato, ma adesso lo raggiungiamo. Perfetto. Non c'è nessuno, andiamo, non so dove stiamo andando, ma credo che... c'è il segreto queste volte. Questo è il secondo segreto. Secondo nell'ordine del nostro personalissimo giro. L'ordine l'ho deciso io oggi. Queste volte se vi mettete ai lati opposti, cioè tipo una in quell'angolo
parlate contro il muro, vi sentite perfettamente. Devo fare questa cosa del Ma devo guardare il muro? Ma devo parlare nel buco proprio nel muro. Ciao Jessica. Ciao Ilaria. Oddio! Ti sento veramente. Sì. Ma costruiamo la nostra casa così. Sì, che almeno non devo venire su dalle scale per venire a sentirmi. Ma si sente benissimo. Cioè, la roccia comunicante, se dopo mi basi comunicanti, questa è la tubo, roccia. È una... C'è la roccia comunicante. Perché in realtà i due santarelli lì si sentono e poi viene raccontano. Giù la comunicazione. Facciamo, inquadriamo i santi. Un santo, dov'è? Un l'ha santo e due santi qui sopra. Ciao. Terzo santo. Ah, stai filmando me. Ciao. Ciao. C'erano tre uomini con gli archi e le frecce che volevano uccidere un'altra persona. E allora una donna, per salvargli la vita, si è tipo affacciata da una di quelle finestre, che non stai riprendendo, ma non so quale tanto. Una di quelle finestre. Non è nuda. Quindi le persone, cioè quei tre uomini che stavano per uccidere questo quarto uomo, si sono distratti dalla donna nuda e hanno tirato le frecce a caso e sono finite nel soffitto lì. Nel... Mica volevano anche avere una mira, per a mirare sì, tra un trave e l'altro. Molto distratti, diciamo. Ora io direi. Sono passato tipo un buco con la testa tra i 70, però non lo Stiamo iniziando a meditare che gli uomini che hanno piantato le frecce fossero due. Se volete due... la riracconto. C'erano due uomini e hanno sparato due frecce. La terza... Il terzo l'ha portata via, l'ha portata a casa. No, il terzo no, l'ha preso, terzo, l'hanno ucciso. Al terzo la non piaceva il corpo femminile e quindi non si è distratto. Anche. E il tipo è morto. Esatto. Il tipo credo è... sia andata più o meno così. Esatto. E fonti storiche. Come tutto il resto del tour è basato su fonti super attendibili, super precise. Tu non hai ancora visto la nostra introduzione, ma si basa proprio sulla serietà e la precisione delle fonti. Ah, allora avete scelto la guida adatta. Perfetto, perfetto. Andiamo al prossimo? No, adesso andiamo, vabbè, devo dire che andiamo al prossimo segreto per il video. Andiamo al prossimo segreto. Sì, infatti. Ma non c'è tipo una cosa su Facebook dove è la terza freccia? Il prossimo segreto si chiama La piccola Venezia. Possiamo lasciare linkato qui sopra il vlog che faremo a Venezia. Ok. In un'altra vita. Ok. Però a Bologna c'è una piccola Venezia. Adesso è occupata, però... Attendiamo da Ligio e cittadine il nostro esatto, turno. Con distanziamento sociale. Adesso vedo che stanno facendo delle foto e poi non vi svelo niente. Appena possibile ci avviciniamo e vi faccio vedere. Quindi voi lo Venezia. Vedrete adesso. Ora. Sesso, grezzo. Quella è la parola d'ordine. Hai detto la parola d'ordine? Siete pronti a scoprire la parola d'ordine? D'ordine? Non è quella la parola d'ordine. Vai. Voilà! Qualche figata. Pure bagnato. Peccato che ci siano tutti intaccati. Vabbè, dai. Quella è la torre? Sì, le torri. Noi dobbiamo andarci fino in cima? Uh-huh. A piedi. L'ascensore non c'è. Là in cima. Perché avevano litigato col Papa e ah, giusto. Possedeva quelli l'ascensore. Aveva l'unica azienda dell'epoca che creava ascensori, allora non l'hanno messo. Esatto. Giustamente. Oh mio Dio, ma questi gradini sono brutti! Mi manca ancora molto, raga! Siamo morte! Morte? E siamo ancora... Porca f***a! Guarda! Siamo ancora all'altezza di quella lì! Cosa? Mi sento di aver non saltato un allenamento, a parte gli 8 kg di salsa
che burro che c'erano sui ravioli. Vabbè, questa è l'area pausa. Sono un po' sudata. Ci vediamo su. Sì, sì. Forse. O a metà strada mentre scendete. No, oh, dai, avete fatto tutta sta fatica? Sì, no, prima o poi arriveremo, ah, magari col giorno delle tre. Never give up. No, dai, vieni. Secondo me la Jessica ha detto mi fermo, tanto poi filmano e lei vede lo stesso. Però vedo della luce. Sì, anche qua entra luce. Adesso non ancora. Che bello. Ormai è una sfida personale tra me e questi gradini. Sì, andiamo a scendere. Ma non c'è un paracadute? Sì. Siamo arrivati. Sì. Oh mio Dio, ancora più. Grazie. Grazie a quello che ci serve. Esatto. Forse dovremmo portarlo alla Jessica. Madonna morta. Ok. Vai, l'ultimo pezzo. Ci hanno detto che è l'ultimo pezzo, chi lo sa. È già la terza volta che è l'ultimo pezzo. Infatti. Io vorrei far notare questi gradini. I prossimi su cui non ci sta il mio piede. Ma scendere sarà divertente. Oh mio Dio, è vero! Vai ben dietro. Quanta gente muore in un giorno salendo qua in cima? Perfetto! Abbiamo rischiato di essere le prime. Siamo in un posto che non so se riconoscerete, in cima alla Torre degli Asinelli, perché cercavamo il quinto segreto di Bologna, cioè quinto sempre secondo l'ordine che ho stabilito io oggi, in maniera seria e professionale. Esatto, come sempre. Che sarebbe un vaso di terracotta, credo, rotto in cima alla torre. Abbiamo fatto tipo 8750 gradini circa. E poi il ragazzo dello staff che lavora qui da 2 anni ci ha detto che lui in 2 anni non l'ha mai visto questo vaso. Non so e se noi adesso in 10 minuti lo troveremo, altrimenti, beh, immaginatevi che qui in questo... No, lo mettiamo, Ah, ok, ecco, mettiamo allora, ecco qui il vaso rotto. Ok. Che perfetto. Simboleggia l'abilità di Bologna nel risolvere, della città di Bologna, storicamente, nel risolvere i conflitti. Vorrei specificare che la Jessica è morta salendo sulla torre. L'abbiamo persa a metà strada. Cercheremo di recuperarla. Tornando giù. Viva o morta. Le abbiamo raccontato che non si tornava giù dalla stessa strada, però immagino ci sia un'unica strada in realtà. Siamo su una torre quadrata. A meno che non ci sia il parapendio dall'altra parte. Io non mi butto, io torno dalle scale. Ok. Vado a recuperare la Jessica. Vai, scendiamo. Ma scusa, ma la Jessica dov'è? Wow. Ok, ciao. Ti dico una cosa, scendere è peggio che salire. No, beh, peggio non è vero. No, è peggio a livello di equilibrio, di fatica, per l'amor del cielo, tutta la vita scendere. Andiamo piano i paragoni. Vuoi sapere una cosa? Il vaso è una leggenda. Bello. Però quella che me l'ha detto dicendo tipo, oh, io non l'ho visto, forse era la mia situazione. Il vaso perché era rotto. L'hanno portato lì e ne ha messo uno intero. Ciao! Il sesto segreto di Bologna è una scritta che vediamo qui in alto, sotto all'arco, che recita Panis Vita, Cannabis Protexio, Vinum Letizia, che significa il pane è vita, la cannabis è protezione, il vino è gioia. E oltre a ricordarci
quanto saggi siano i bolognesi, e pare sia anche una testimonianza del fatto che in passato gran parte delle ricchezze della città di Bologna fossero generate dal commercio della canapa. Abbiamo deciso di venire a visitare San Luca, proposto dalla nostra guida. Abbiamo chiesto a un omino guida se ci fossero dei parcheggi e lui ci ha detto no, ce ne sono pochissimi e quindi non lo troverete. Ok, noi ora siamo parcheggiate e quello è San Luca, quindi siamo tipo a 2 metri dall'ingresso. C'è una macchina che ci ha fregato la pole position. Esatto. È una moto. Forse se stiamo in macchina ancora 5 minuti secondo per me questo va via. E no, secondo me è la macchina di quello che apre il cancello. Allora, siamo arrivati al 7° e ultimo segreto di Bologna, che però non esiste, o almeno nessuno l'ha mai trovato, perché è un segreto, direte. Ufficialmente dovrebbe essere una scritta su una cattedra dell'università. Si narra che in una antica cattedra ci sia incisa la scritta Panum Resis. Però io non ho studiato a Bologna, voi neanche, ma da fonti certe, come tutto quello che abbiamo citato fino ad oggi, tutti gli studenti dell'Università di Bologna, tra tutti gli studenti pare che nessuno l'abbia mai trovata, quindi chi siamo noi per andare a trovarla? Abbiamo anche intervistato tante persone oggi. Quindi niente, il settimo segreto non c'è, sono 6. Ma l'abbiamo però sostituito? Abbiamo, esatto, da buona guida ho preparato un piano B e quindi vi ho portate a San Luca, che è un santuario su un colle poco distante da Bologna, appena sopra Bologna. Per arrivare c'è un'altra particolarità, si può arrivare a piedi, cosa che ovviamente abbiamo fatto. Certo. E si può partire da sotto e salire al santuario percorrendo tutta una strada porticata con degli archi. E questi archi, a partire dal primo fino in cima, sono 666. Ce ne mancano pochissimi per arrivare alla cima. Ma perché 666, che è il numero del diavolo? Esatto, è quella la particolarità. Esatto. Ah, ok. Siamo giunti a tarda sera e abbiamo finito il nostro tour dei segreti di Bologna e di tutto il resto della città con la nostra splendida guida. E abbiamo già cenato e adesso siamo addirittura di ritorno. Ora riportiamo Chiara a casa, visto che non può seguirci fino al Piemonte, dovrà rimanere qui a Bologna, ma speriamo che voglia ritornare presto sul nostro Illogical Garden per un altro vlog o qualsiasi altro video. Quindi vi salutiamo. Vi ringraziamo per aver seguito il video, speriamo che vi sia piaciuto. Vuoi invitarli a mettere un mi piace? Mettete mi piace e seguiteci anche, iscrivetevi al loro canale. Perfetto, boh, ho fatto lei, così la Jessica posso. È tranquilla. Ah, scusa, ho fatto il telefono. No, io sono solo che felice. Quindi grazie per aver seguito il video e un saluto dai Logical Garden. Ciao! Pause per la gente non critica. Dio, ti ho fatto ridere. Che brina, che tacco di gioia. Cos'è tutta questa coda? È la coda per le postone. Pensavo fosse un qualche luogo di interesse scientifico, barra sì? Storico. La Apple. Io non vorrei Barilla, cioè per quanto mi stia cara Barilla, ma... Bello, come io ho aspettato un'ora per non passare davanti a loro. E loro mi sono passati davanti, se non ci sono. Compresa l'Ilaria. Che cosa dice? Ciao!
Noi percorreremo la piazza in diagonale. No, perché arriviamo là, dobbiamo arrivare là. No, dobbiamo arrivare qui su te. Allora andiamo in diagonale dopo, per di qua. Se volete, la attraversiamo. Tipo questi carabinieri non sarebbero da filmare, ma mi sembrano molto attraenti alcuni, nonostante che io non ho sugli occhiali. Ma la sì. Cioè, ho sugli occhiali, ma non fa niente, quindi li riprenderemo. Vedi che se ne sto anche in pollo. Quando pare. Tutta? Sì, come? Girati bene, come in castigo. Come se dovessi pisciare. Non va, aspetta. Ok, girati. Aspetta. Ma puoi stare dritta come se fosse naturale, anziché tutta così. Per un attimo d'ansia, dicevo, dai, io sto qua ferma al semaforo e non mi muovo mai più. Tu ciclista stai lì perché se non ti muovi mai più neanche te. Il nostro canale e... Ma sei un c***o di coglione però, cioè adesso io cerco di star zitta, però dimmi che potevo star zitta lì. Io ti stavo riprendendo, quindi anche solo la faccio. Ma c***o. Canale per un altro vlog o qua c'è la stazione, l'aria c'è la stazione. I portici! Volevo dirlo tantissimo, ma non volevo interromperti. Che come vedi, sono proprio rossi. Come? Dai, non abbiamo davanti nessuno, è il momento ideale. Perfetto. Ora riportiamo Chiara a casa. Vabbè, però ci mette in scusa!